Ti spara una bella magia in tutti i sensi. Questa è nuova. Ciao ragazzi, ciao Giusy, come vedete oggi torno con un nuovo video della playlist magie facili, veloci d'impatto. Magie che poi vado praticamente a tagliuzzare per poi postarle sui vari social, quindi seguiteci su tutti i nostri social, già che ci siete. Ma detto questo, oggi vedremo una magia che farò con queste bellissime carte che sono le Sherry Casino, in questo, con questo colore verde acqua spettacolare, che ti chiedo di appunto controllare e mescolare liberamente. Sì. Sono delle carte davvero bellissime, dall'ottima qualità. E nel frattempo che le mescolo, vi ricordo che potete acquistarle sullo store memagic.it, dove con il codice sconto Alemagic avrete un 10% di sconto immediato. Ok. Ok, mescolato il mazzo, adesso quello che ti chiederò sarà semplicemente di prendere una carta che avrà una funzione particolare. Avrà una funzione da grilletto. Non quello che salta. Ah, il grilletto della pistola. Prendi una carta qualsiasi. Questa. Ok, la puoi mettere anche lì. Ok. Vediamo un po' che carta hai beccato. Un 8 di fiori, però vabbè. Poco conta, perché appunto ti dicevo, questa avrà una funzione particolare, perché sarà come una calamita che ti permetterà di pescare una carta. Quello che vado a fare sarà tagliare il mazzo più o meno in due e le vado a intersecare l'una con l'altra in questo modo. Come puoi vedere, le carte si stanno tutte intersecando, sì. Ok? Quello che dovrei fare tu sarà quello di fermarmi in una carta, ok? Quindi io ti faccio, mi dici stop e guardi quella carta e la ricordi. Ok. Ok. Stop. Ok, guardala e ricordala, quella sopra. L'ho faccio vedere anche in camera, non so se si vedrà mai. Boh. Ok, quello che vado a fare è questo. Realizzo la mia pistola. Ok? Vado a prendere il nostro grilletto e la vado a mettere in questo modo. No. Sparato una carta ed è esattamente, qual era? Due di picche. Che sfiga! Che due di picche! No, vabbè. Cioè, quest'anno esce sempre il due di picche. E ovviamente non sono tutti due di picche. No, assolutamente. Anche perché le abbiamo analizzate, quindi è proprio sfiga al 100%. Ok ragazzi, noi passiamo al tutorial. Vi ricordo che se volete vedere altri video, di iscrivervi e di lasciarci un like. Se vi va, seguite anche Giusy, perché anche lei ha un canale YouTube. Vi ricordo il codice sconto Alemagic sullo store, ovviamente memagic.it oppure memagic.com. No, ch, se siete svizzeri. E ovviamente avrete uno sconto del 10%, diversi gol, eccetera, eccetera. Detto questo, io posso così congedare Giusy e noi passiamo al tutorial. Ok ragazzi, eccoci qua al nostro tutorial. Come avete visto, è una magia davvero molto veloce, soprattutto d'impatto, e adesso vedremo come realizzarla. Anche per questo video abbiamo lo zampino di Santi Marsilla, che porta dei contenuti davvero molto interessanti, vi consiglio anche di seguirlo. Allora, per questa magia ho utilizzato questo bellissimo mazzo di carte che sono le Sherry Casino, come potete vedere. Non mi ricordo il nome esatto, lo scriverò qui sotto, ma è un verde acqua davvero bellissimo. Sono delle carte dall'ottima qualità, scorrono davvero benissimo, i ventagli sono fantastici. E vi ricordo che se volete acquistare questo e tantissimi altri mazzi di carte, tappetini, libri, DVD, effetti in vendita, potete farlo sullo store memagic.it o memagic.ch con il codice ALEMAGIC, così avrete un bel 10% immediato di sconto, più tantissimi altri vantaggi. Non sto qui a prolungarmi troppo, vi chiedo solo di andare a controllare questo sito, perché davvero ci sono prodotti interessanti dall'ottimo prezzo. Allora, per questa magia dovrete ovviamente sbarazzarvi di tutte le carte extra. Il gioco è impromptu, quindi lo spettatore potrà mescolare il mazzo di carte, quindi tranquillamente, senza alcun problema, fate selezionare una carta qualsiasi. Potete fare delle battute o no, potete farlo un po' più serio o meno, ma in questa magia avremo bisogno di una cartuccia e ovviamente cartuccia che andrà a catturare la carta dello spettatore. Oppure potete utilizzare questa carta come grilletto, potete utilizzare una presentazione tutta vostra, insomma potete fare quello che vi pare. La carta che andrà a prendere sarà una carta completamente casuale, carta che servirà semplicemente per andare a catturare la carta dello spettatore. Quindi potrà vederla, potrà non vederla, potrà appartenere ad un altro mazzo di carte, potrebbe essere anche
una carta telefonica, potrebbe essere un bancomat, potrebbe essere quello che vi pare, bigliettino da visita, insomma, ha solo la funzione di, adesso ve lo dico chiaramente, spingere la carta dello spettatore. Allora, una volta che lo spettatore prenderà una carta qualsiasi, potrà rimescolare il mazzo di carte, ma non avrebbe senso perché l'ha appena fatto. Quello che dovrete cercare di fare sarà realizzare un faro shuffle nel modo più, diciamo così, perfetto che voi possiate. So che grammaticalmente non si dice, però abbiamo ovviamente 25 carte e 26 carte, quindi non sarà perfetto. Spero che si veda, ma dovrete cercare di intersecare le carte in questo modo. Come potete vedere, sono tutte intersecate. Però, come potete vedere, non è un faro shuffle perfetto, ma poco importa. L'importante però è che le carte all'interno siano tutte intersecate. Se riuscite a prendere meno carte, potete fare un faro, si chiama forchetta, perché interseca tutte le carte. Ma nel caso in cui il faro non venga forchetta, potete spostare la carta che si trova in cima, in maniera tale da permettervi questo. Ovvero di poterlo prendere con una sola mano. Fate un po' di allenamento per avere il faro shuffle, potete vedere davvero tantissimi video su YouTube, però in questo caso non è un faro perfetto, quindi non servirà così tanta precisione. Allora, quello che dovrete fare sarà farvi dire stop in un punto qualsiasi. Quindi per esempio stop qui. Guarda e ricorda questa carta. Nel punto esatto dove lo spettatore vi ferma, voi mettete il mignolo in break, quindi faccio rivedere, stop, 4 di picche, mettete il mignolo in break, potete mettere anche l'anulare, potete mettere quale altro dito vi viene meglio, ma dovete far vedere questa carta in questo modo e voi posizionate il mignolo in break, quindi guarda e ricorda la tua carta, 4 di picche, ok, perfetto. Quindi adesso ci sarà una carta all'interno di queste carte superiori. Quello che dovrete fare sarà, mantenendo il mignolo in break, girare questo mazzetto come per formare una pistola. Prendiamo la carta che prima ha preso lo spettatore oppure il nostro biglietto da visita o quello che vi pare e la mettete esattamente in questo punto. Schiacciando per bene l'estremità della nostra forchetta, del nostro faro a forchetta e quindi lasciando il break, quindi spingiamo questa carta e in questo modo andrà a spingere una carta, quindi come potete vedere volerà e sarà esattamente il 4 di picche. Quindi faccio rivedere, faro shuffle, allineo squadro e interseco. Vi conviene iniziare in questo modo spingendo prima dall'inizio e poi alla fine, così che tutte le carte saranno intersecate. Da questo punto facciamo selezionare una carta, stop, ok, 6 di fiori, metto il mignolo in break, giro per formare una pistola, metto il caricatore esattamente dove c'è il break e spingo una carta che ovviamente è volata di là, la vado a recuperare, eccola qui, sarà appunto il 6 di fiori. Quindi ragazzi, come avete visto, è una magia davvero molto molto potente, molto visuale. Vi ricordo che se volete vedere altri video di iscrivervi e di lasciare un bel like, davvero noi ci mettiamo sempre il massimo impegno, quindi davvero una vostra iscrizione, un vostro like è davvero di supporto. Quindi io vi ringrazio ancora e noi ci vediamo al prossimo video.